Pescara Pontedera, gara in programma domenica alle 14.30, una partita da vincere, basta, non importa in che modo. Rauti ha smaltito la febbre, si è allenato regolarmente, ancora differenziato per Drudi che resta in dubbio, in preallarme Hierardi, da valutare Pompetti ma anche Chiarella che si è fermato di nuovo. Drudi è reduce da un lieve infortunio al polpaccio, gli accertamenti di rito dei giorni scorsi hanno escluso lesioni, ma l'esperto centrale non è ancora al meglio. In caso di ulteriore forfè con la squalifica di ingrosso al fianco di Janes, giocherebbe Hierardi, da valutare Pompetti che nelle ultime due partite ha stretto i denti. Il centrocampista biancazzurro non è al top per un principio di pubalgia contro i toscani, potrebbe riposare al suo posto Giambo Favorito su Memushei. Altresì assenti nazionali Sorrentino e Blenuta, tra i pali il debutto all'Adriatico del pescarese Alessandro Iacobucci. Nel Pontedera fuori causa squalifica il laterale Milano a segno nel match di andata perso 2-1 dai biancazzurri e l'esperto centrale argentino Especie, che ironia della sorte aveva saltato per lo stesso motivo anche la sfida casalinga. Infortunato il 19enne difensore Pretato. Sarà 3-5-2 con l'utilizzo di 5 under in difesa, scelte pressoché obbligate con l'impiego di Matteucci, Shiba e Bakayoko sulle fasce, 3 giocatori per 2 maglie, Perretta, Regoli e Serena a metà campo nel ruolo di regista, uno tra Caponi e l'ex Foglia. Nel reparto avanzato forse Mutton al fianco di Magnaghi, vice capocannoniere del girone con 15 gol, ma a digiuno da 6 partite.